Ok, ciao a tutti amici, parliamo oggi di Autumn Leaves e cominciamo quindi la nostra serie di sessioni dedicate alle esercitazioni per l'apprendimento degli standard jazz. Una piccola premessa metodologica: il modo migliore per imparare a suonare la chitarra jazz è imparare a suonare gli standard jazz. Perché più espandiamo il nostro repertorio e più la nostra conoscenza e la nostra tecnica di questo linguaggio avanzerà. Quindi esercitarsi sulle scale, sugli arpeggi e tutti gli aspetti tecnici è sicuramente importante, ma resta fine a se stesso e non ci aiuta a suonare se non impariamo il linguaggio attraverso il repertorio. Repertorio che poi ci permetterà quindi di riuscire a suonare meglio anche sul play along dei dischi dei nostri chitarristi preferiti, chitarristi e non, e soprattutto ci permetterà di poter imparare a suonare con gli altri, quindi suonare, perché suonare è il fine di tutto quello che stiamo imparando. Suddivideremo gli standard in queste sessioni in singole parti che impareremo e su cui ci eserciteremo. Quindi andremo in qualche modo a lavorare pezzettino per pezzettino su aspetti diversi per poi arrivare alla gem, al risultato complessivo. Risultato complessivo che potete però raggiungere solo voi, in qualche modo cercheremo di dare degli input, ma questi input servono innanzitutto come punto di partenza su una ricerca che è uno studio che deve essere fatto inevitabilmente anche dallo studente da solo, che poi dà la sua direzione. E in qualche modo varia questo esercizio donando dei propri esercizi. Allora, dedicheremo per ogni standard 2 settimane, dividendo in questo modo la prima e la seconda sessione delle 2 settimane. Allora, nella prima sessione, quella di oggi, vedremo come leggere un lead sheet di uno standard e imparare innanzitutto gli accordi di base. Partiamo da quello. Gli accordi di base sono fondamentali, devono essere imparati a memoria in qualche modo. Non dobbiamo mai avere durante il brano il dubbio su che accordo ci troviamo, non dobbiamo perderci. Per non perderci dobbiamo conoscere la memoria. Prima cosa è quella di mettere le mani e imparare gli accordi di base, quelli più semplici, senza strane sostituzioni o altro, perché in questa fase non ci aiutano. Poi prepareremo la melodia, anche lì di base, quindi leggeremo, troveremo un lead sheet semplice, semplificato, e la impareremo bene, a tempo, pulita, in linea con gli accordi. Anche questa la dobbiamo imparare in qualche modo a memoria e dovremo anche cercare di collegarla, se possibile, agli accordi, cioè vedere come la melodia suona sugli accordi. In seguito vedremo degli approcci per l'accompagnamento. Quindi in questa prima parte l'accompagnamento. Nella seconda parte, quella la settimana dopo, vedremo invece gli approcci per l'improvvisazione. Primo step, partiamo dalla melodia. La melodia da sola ci dà tantissime informazioni su come approcciare l'improvvisazione. Questa è una cosa che spesso viene sottovalutata, ma è fondamentale. E anche storicamente gli improvvisatori jazz, nella storia, hanno seguito questa evoluzione. Nei primi anni 20, comunque alle origini, tutti i soli sono costruiti come variazione dal tema melodico, non si usciva in qualche modo tanto al di fuori. Poi col bop, il bebop, eccetera, si è passati ad un'improvvisazione fortemente legata alla progressione cordale, e poi in seguito il jazz ha preso anche altre varianti, jazz modale, eccetera. Vedremo. Però il punto di partenza è la melodia. Dopodiché vedremo delle strategie invece di improvvisazione basate appunto sugli accordi, sulla sequenza armonica in maniera progressiva. Quindi vedremo come connettere i chordons principali, che sono la nostra base, come questi nella loro natura di maggiore, minore, dominante, abbiano delle triadi sotto, degli arpeggi, delle scale che poi possiamo scegliere. Vediamo come andarle ad assemblare per formare un solo. Per alcuni brani cercheremo anche di arrangiare delle semplici chord melody, soprattutto su quei brani come le ballad, che si prestano particolarmente all'esecuzione della chitarra in solo. Sarà interessante vedere dei spunti di chord melody per quel tipo di brani.
Veniamo quindi agli accordi di base di Autumn Leaves. Allora, innanzitutto vediamo quelli che sono gli accordi. Quindi questo è lo schema di accordi che è caricato qua su Aerial Pro. Autumn Leaves viene eseguita spesso in Sol minore o in Mi minore. Queste sono, diciamo, le due tonalità più usate. La versione che vi propongo è in Mi minore. Per vedere a colpo d'occhio qual è la tonalità di impianto di un brano tonale come questo, un consiglio, la prima cosa che a me cade subito all'occhio, vado subito a vedere l'ultima cadenza. Spessissimo, ovviamente, una percentuale altissima, brani come questo, brani tonali di questo genere, vale questa regola, non è una regola, però al 90% ci becca, lascia perdere poi blues, brani modali o altro, ma questo tipo di brani io guardo l'ultima cadenza, vedo un 2-5-1 minore, questo è un brano in Mi minore. È vero che è anche un brano in Sol maggiore, ma la tonalità di impianto principale è sicuramente il Mi minore, è molto più un brano minore che non un brano maggiore. Bene, vediamo gli accordi, abbiamo un La minore settima, un Re settima, Sol settima e Sol maggiore settima e Do maggiore settima, quindi abbiamo una cadenza 2-5-1 tutta sulla scala di sulla tonalità di Sol maggiore. Il Do settima è la quarta della tonalità. Poi abbiamo un 2-5-1 minore con Fa diesis minore settima quinta bemolle, Si settima e Mi minore settima. Questa invece è un 2-5-1 minore, ok? La tonalità Mi minore. Il fatto che ci sia un Si settima è molto importante perché se noi guardiamo la scala di Sol maggiore e la armonizziamo, in realtà troviamo che l'accordo di Si è minore e non settima. Tuttavia, per in qualche modo creare una cadenza con un quinto primo, si sostituisce al Re minore settima un Re settima, in modo da creare la cadenza quinto primo. Questo altera anche la scala, che invece di essere una scala di La minore naturale, presenta al posto del Re un Re diesis e diventa una scala di Mi minore armonico. Quindi la scala di riferimento armonica per la parte 251 è la scala di Mi minore armonico. Spesso però nel 251 minore la natura di quadriade del Mi, della tonica minore, non viene omessa. In qualche modo è meglio lasciare un Mi minore in modo tale da lasciare eventualmente adito alla possibilità di mettere un Mi minore settima o un Mi minore con la settima maggiore. Ok? Oppure una sesta. Il Mi minore, tra l'altro, suona benissimo perché a differenza del Mi maggiore, che è abbastanza sempliciotto, diciamo, il Mi minore ha già una sua complessità armonica di suo, nonostante sia una triade, e quindi suona benissimo. Già così. Ok, vediamo gli accordi di base, quindi. Abbiamo detto La minore settima. Allora, propongo questo tipo di esecuzione. Possiamo anche vederla questa così, ma è molto più usato nel jazz questa forma. Potete anche suonarla in questo modo, tuttavia, quindi con un unico barré. Tuttavia, con il plettro diventa problematico il fatto di stoppare questa nota che non è la quarta, che non c'entra. Quindi nel jazz si tende a utilizzare questo tipo di voicing con questa diteggiatura. Quindi la seconda e poi un barré fatto con il terzo dito.
re settima, siccome ho già la tonica qui, rendo il suono un po' più corposo mettendo la quinta al posto della settima. Vedete, in questo caso, avendo messo la tonica, che però la voglio avere come riferimento, la voglio vedere ma non la suono, l'ho indicata con una X arancione per indicare che è la tonica. Non la suono, ma la vedo. Sol maggiore settima. Do maggiore settima. E questa è tutta la parte maggiore iniziale a questi accordi. Passiamo alla seconda parte. Passo qui. Potrei rimanere in zona e suonare questo, ma rimango qui che è più comodo. Cambio registro. Sol, Si settima. Questo o questo. Questo è molto usato nel blues, un po' Chuck Berry Cole. Ma nel jazz si preferisce utilizzare questa, che è un po' sposto la terza minore con la terza maggiore e la suono. Se lo trovate difficile come atteggiatura, questa prima, potete 1, 3, 4, 2, 4, usate questo, ok? Poi Mi minore. Oppure l'alternativa Mi minore 7. Questo a indicarvi eventualmente di suonare questo. Perfetto. Adesso proviamo a suonare questi accordi base, d'accordo, quindi sul giro, accordi lunghi. Adesso non ci interessa fare cose strane, mettiamo accento e suoniamo accordi lunghi. 1, 2, 3, 4. Che non vi ho detto, ma sono gli stessi di prima. In realtà le forme non cambiano. Questo passaggio Mi minore settima, la settima o la settima, Mi minore settima sul settima. In questo caso ci viene comodo usare il Chuck Berry Chords perché non cambiamo forma. La stessa forma, è questi sono gli accordi base. Ora veniamo alla melodia di base. Quindi, melodia di base. Cerchiamo di vedere un lead sheet come questo. Super semplice, ok? Senza variazioni ritmiche. In questo caso abbiamo proprio
i quarti super scanditi. Partiamo con una Trappy Cap Notes, quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Si ripete. Da, tu, ti, ba, da, do, ba, 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 ba. Qui c'è il cambio. Do, da, ba. E questa è tutta la prima parte. Seconda parte. Passaggio qua, io adesso lo sto facendo, mi sto muovendo tutto in questa posizione, ok? Quindi abbiamo mi, re diesis, mi, fa, si, fa, ti, fo, ba, sono qui, continuo a scendere. Questa parte qua, questo roll qui, ok? Questa è la posizione super base su cui andiamo a vedere e ci esercitiamo e ce la andiamo a suonare. 3, 4, 1. Tema base super pulito. Utilizzate questo video per risuonarlo tutte le volte che volete. Veniamo al comping, quindi come andare a accompagnare su questo.
Vediamo i cosiddetti shell voicings, accordi a tre note, molto più semplici, molto più piccoli, derivati da quelli che abbiamo visto prima, ma più piccoli. La loro caratteristica è quella di avere al centro le note più importanti, le guidance della progressione armonica. In questa struttura che vi propongo abbiamo sempre le due note al centro più una nota al basso sulla sesta corda, mai sulla quinta, ok? Sulla sesta. In questo modo però avrò ogni tanto la tonica dell'accordo, ogni tanto avrò la quinta dell'accordo. Per esempio, nel caso del La minore settima, stiamo suonando così o così. Voglio far sentire soprattutto queste due, terza e settima, e metto la quinta, quindi passo per poi andare al Do maggiore settima, e poi scusa, Sol maggiore settima, e poi al Do maggiore settima. Se guardo soltanto le corde centrali, si muovono così. Questi accordi sono ottimi quando si suona in combo con altri musicisti perché ci fanno suonare le note più pertinenti per l'accordo e non vanno a invadere lo spazio di altri dei solisti, dei fiati e soprattutto del pianoforte, perché suoniamo col pianoforte con un altro strumento armonico, è facilissimo andare in contrasto e pestarci i piedi uno con l'altro. Il bassista suona già al basso, quindi anche quando suoniamo le note al basso dobbiamo darle meno enfasi, dobbiamo suonare particolarmente le note al centro. Queste sono le note che dobbiamo suonare. Okay? In termini di accompagnamento, vediamo i due tempi base fondamentali del jazz sono il comping alla Freddie Green, quello quindi tutti i quarti staccati, quindi 4, devono essere staccati, suonare tutti i quarti tutti uguali, con una nota staccata così. Lo staccato lo tengo con la mano sinistra, non con la destra, non c'è questo. C'è questo. La mano destra non tocca le corde, tutto giù. Upstroke va bene ogni tanto. Se dobbiamo sincronizzarci in qualche modo con il ride o con lo spazio del rullante e seguire molto la batteria soprattutto. Quindi secondo gruppo di accordi. Il Fa minore settima quinta bemolle. Fa minore settima quinta bemolle, dobbiamo pensare che è come un minore, quindi questa è la forma del Fa diesis minore, questa è il Fa diesis minore quinta bemolle. Si settima. Minore, il triade. Mi trovo qui, ho la terza qui. Suono anche la tonica qui, io tengo questo, che è relativamente facile da ottenere se mi trovo con il Si settima così, allargo praticamente, ho già questo pronto e questo lo porto qua. Quando devo tornare al La minore che è subito dopo, posso volendo aggiungere un Mi settima La che dà quinto primo che aiuta a portarci verso il là, quindi una cosa tipo. Ok,
Dicevo, i due tempi base su cui iniziare a fare i compiti sono questo, e l'altro è il cosiddetto Charleston Rhythm, che invece è fatto così. Adesso però per esercitarsi vediamo soprattutto il primo, facciamo da Freddie Green. Freddie Green è sempre il primo da cui partire, ok? Per vedere tutta la filiera, aggiungiamo anche gli accordi che si trovano nella parte C che formano questo Mi 2, 2, guardi. Seguo una diteggiatura che mi permette di spostare le dita il meno possibile. Sono così, scivolo giù e c'ho già il Mi, il Fa, diesis minore, settima, quinta bemolle. Ok. Proviamoli. Nel farlo, una nota, andiamo ad abbassare il volume qui, ok? Quindi non suoniamo, cerchiamo di suonare con un po' grosso, ma lo abbassiamo un po', suoniamo un po' più acuto, ok? Per quanto riguarda Aerial, può essere utile in realtà eliminare il pianoforte, quindi lo eliminiamo, quindi suoniamo senza la parte piano, eliminiamo la pickup. Di base visto, aggiungiamo qualcosa. Andiamo a vedere ora un comping
più piccolo ancora, ci spostiamo sempre in tre note, ma su un registro più alto. Ma non andiamo a suonare come prima tutto quanto, ma andiamo magari senza plettro. Un compito di questo tipo. Simile al Charleston. Che sto suonando triadi qui della settima, vado a introdurre la nona minore, che suona molto bene il 10-5-1, sia quello minore che quello maggiore. Quindi non andiamo a tenere il 4, ma creiamo proprio un comping più che si va ad innestare simile a quello che fa un pianista. Ok? Seconda parte, suoniamo un accordo più pieno. In questo caso, per la settima, suoniamo si settima con la nona bemolle, perché esiste una sostituzione tra l'accordo diminuito e l'accordo di settima con nona bemolle. Se noi guardiamo qui, questo è un accordo di settima, si settima, prendo la tonica, la alzo, l'accordo di Mi minore nona, quindi la terza e settima aggiungo la nona, e poi per la settima che fa come prima faceva, anticipava, uso sharp 9. Devo spostare su quella parte con mi eccetera, mi che ho visto, mi minore, faccio questo, suono questo come mi settima, poi suono la settima. Posizione come cos'è? Tra l'altro poi ci porta al questo non è altro che la sostituzione di tritono, del tritono, triton substitution. In la settima, questo è sostituito da un altro accordo di settima costruito tre toni sopra, o una quinta diminuita sopra o sotto. Tanto comunque il tritono si trova esattamente a metà tra le 12 note, quindi se io vado da La a La, in mezzo c'è il tritono. Quindi è facile da trovare perché si trova esattamente nel punto in mezzo dell'ottava. Ok. Questo accordo di settima si può sostituire con questo accordo di settima. Sono s'accordo, quindi perché sono s'accordo? Perché
L'intervallo tra settima bemolle e terza è a sua volta un tritono. Quindi per questa simmetria che abbiamo appena notato, quando io sostituisco un accordo con l'altro, in realtà mi trovo sempre la stessa settima e la stessa terza, però in qualche modo invertite. Questa terza qua, cioè il Sol è la settima di La e il Do diesis è la sua terza. Nel caso di Mi bemolle, invece, il Do diesis è la sua settima e il Sol è la sua terza. Se guardiamo che cos'è questo accordo rispetto a La, questa è la prima, quinta, settima minore, terza, diventa quinta. Allo stesso modo, un accordo fatto così, dal suo punto di vista contrario, è la stessa cosa. Quinta minore, nona minore, seconda minore, terza e settima minore. Quindi, in pratica, io sostituisco alla settima con il Mi bemolle settima e il Sol settima con il Re bemolle settima. Vediamo quindi questo comping in questo modo. Suono la settima così, quindi ba, così, la settima, re, settima nona bemolle, posso suonare così. Anche proviamo. Aspettiamo Arial. Tolgo la pickup. No, ok. 2, 3, 4, 1, 2. Thank you.
Per oggi abbiamo finito. Alla prossima.